Guardate, piaccia o non piaccia, c'è stato un salto generazionale impressionante. 2013 alle elezioni c'erano Berlusconi, Grillo e Bersani. Se si votasse oggi, saremmo probabilmente Salvini, io e non so, forse Di Maio. C'è un salto generazionale che è in una sola legislatura impressionante. Io sono qui per dirvi, noi siamo qui per dirvi, la nostra scommessa sulla formazione serve a dirvi che tocca a voi prepararvi, che tocca a voi essere in condizioni di farvi sentire per l'oggi e per il domani. Io ho già rovesciato la clessidra, sono già come uno yogurt in scadenza. Spero di scadere, non posso scadere o tra 7 mesi col referendum o tra 7 anni dopo il secondo giro. Ovviamente delle due preferirei la seconda. Ma comunque il mio impegno è quello di vivere quella parola, anche che molti di voi non apprezzano, rottamazione, anche su di me. C'è un gruppo di donne e di uomini che in un tempo ristrettissimo ha messo in piedi una serie di riforme che cambiano l'Italia dei prossimi 10 anni. Questo non è un elemento di gratificazione, non c'è nessuna gratificazione possibile, è un elemento di responsabilità. Io vi propongo, noi vi proponiamo, di far parte di questo progetto, di contestarlo, di criticarlo dall'interno, di vedere le cose che vanno cambiate, ma di far parte della più straordinaria esperienza di cambiamento che la politica degli ultimi anni ricordi. Anticipate il cambiamento. Siate capaci di essere quelli che in qualche modo ricordano che essere di sinistra non significa fare i convegni, significa creare lavoro. Che essere di sinistra non significa vivere di slogan, significa anticipare il futuro, significa immaginare che domani non sia una minaccia ma sia un'occasione. Questo è essere progressisti. Conservatori sono quelli che vogliono non cambiare. I malvagi e noi non possiamo non la nostra preghiera per Giulio, per i suoi genitori. Direi che l'esperienza di questa piazza ci regala un quadro magnifico, no, rispetto all'evento. Fiumicello è una comunità molto particolare, nel senso che è molto unita. È quasi come ci fosse un filo invisibile che ci lega. Ogni tanto ognuno di noi prende percorsi diversi, differenti, però poi nei momenti del bisogno questa comunità si riunisce. Il più delle volte si riunisce in momenti in cui c'è da fare solidarietà, piuttosto che organizzare vita quotidiana di paese. Quasi fossimo nel piccolo mondo antico di Fogazzaro. Qua purtroppo invece il filo ci ha uniti su qualcosa di tragico, di davvero
impensabile e imprevedibile. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di portare avanti il pensiero di Giulio, fare in modo che questa morte prematura scomparsa non sia effettivamente un momento di dolore e basta, ma che rappresenti una svolta in quello che è oggi.